Scoscea collegata con Pisciotta, abbiamo questa frana di Rizzico che praticamente abbiamo perso la conta degli anni. Beh, sembra che ci siano buone notizie, cercheremo ovviamente anche oggi di sottoporre la questione al Ministro e al Presidente della Regione, perché questa è una strada di collegamento importante che, oltre a unire i vari centri del Cilento, i centri costieri, ovviamente ha anche una grande situazione per quanto riguarda il turismo. Quali le novità, quali anzi le ultime notizie che ci arrivano su questa strada? Beh, le ultime notizie è che nel 2019 dovrebbe essere appaltata, quindi diciamo che siamo addirittura di arrivo. Potrebbe essere questa la notizia nella notizia di oggi. Eh sì, effettivamente questa è una grande notizia per tutti noi comuni del Cilento e anche per il turismo di questa zona, che ovviamente ha risentito in parte delle strade.